La decima è servita. Il notaresco sbanca Matelica ed approfittando del pareggio della Recanatese di sabato contro il Pineto è la nuova capolista del girone F di Serie D. Matelica, di Colavitto chiamato a ricucire il gap con le prime, si schiera con il 4-3-3 a centrocampo. Bordo a formare il trio con Barbarossa e Croce in avanti, Moretti insieme a Bugaro e Leonetti, assente l'ex Aquila Valenti. Il notaresco di Vagnoni in terra marchigiana deve fare a meno di Marcelli e Salvatori, ma ritrova Cancelli e Mele, con l'ex Francavilla subito in campo a mettere in moto il trio offensivo Cancelli, Romano e Sansovini. Arbitra Madonia di Palermo. Subito notaresco al 13esimo, errore in disimpegno di De Santis che permette a Cancelli di creare superiorità in avanti, ma il pallone del 10 rosso-blu è impreciso per Sansovini e dunque sfuma così la prima occasione per i ragazzi di Vagnoni. Due giri di lancette ci prova anche il Matelica con il terzino De Luca che arma dalla distanza il destro senza impensierire Ginestra. Numero 1 rosso-blu chiamato agli straordinari al 22esimo quando Bugaro si infila tra le mani dei difensori notareschini provando il lob sullo stesso Ginestra che sbroglia in due tempi anche con l'aiuto dei compagni. Più notaresco che Matelica nella fase nevralgica del campo in questi primi 45 minuti di gioco con la squadra di Vagnoni, sempre in anticipo sulle seconde palle. Ma oggi al Giovanni Paolo II c'è un giocatore di categoria superiore come Sansovini che al 36esimo dai 30 metri prende la mira e con un gran destro infila la sfera all'incrocio dei pali dove Rubietis non può arrivare. Ripresa con gli stessi 22 in campo, al secondo minuto proteste di Leonetti per un contatto in area di rigore con Gallo, ma fa continuare Madonia di Palermo. Al 13esimo il notaresco raddoppia, Sansovini in rovesciata mette in movimento il compagno di reparto Romano, che parte sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Urbietis lo trafigge con un preciso rasoterra. Il doppio svantaggio sveglia il Matelica che si riversa tutto in avanti. La prima occasione al 15esimo quando Leonetti ha a disposizione un rigore in movimento, ma la conclusione dell'ex Vastese è imprecisa per far male al notaresco. Poi tocca a Bugaro al 18esimo quando dalla destra entra in area di rigore e con un tiro di punta stile futsal esalta i riflessi di Ginestra che manda in corner. Al 21esimo il Matelica dimezza lo svantaggio, fallo in area di rigore di Gallo e danni di Leonetti, sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che spiazza l'estremo ospite rosso-blu. Le due squadre si allungano con i biancorossi che si riversano con quasi tutti gli effettivi in avanti, come al 44esimo quando Peroni dalla sinistra entra in area di rigore, calcia in porta non inquadrando lo specchio della porta. Al fischio finale proteste dei giocatori del Matelica contro il direttore di gara a farne le spese Leonetti che viene espulso, mentre i giocatori del notaresco fanno festa insieme ai propri tifosi. Domenica al Savini arriverà il Cattolica. Sì, questa è una sconfitta sinceramente difficile da commentare da parte mia, veramente, perché poi il calcio è questo, noi sappiamo che non è una scienza, quindi alla fine ogni partita ha una storia a sé, ai ragazzi non ho nulla, veramente nulla da rimproverare, perché comunque hanno dato il massimo e purtroppo ce ne ritorniamo a casa con una sconfitta dura da digerire, però questo è il calcio. Cerchiamo di preparare bene questa trasferta di Pineto. Dico che la squadra ha dato tanto e non raccogliamo nulla. Queste sono le sconfitte, tra virgolette, più brutte da digerire. È arrivata la decima vittoria consecutiva per il notaresco su un campo difficilissimo come quello di Matelica, partita tirata fino alla fine, però voi avete, oltre a tutta la squadra, avete un giocatore in più, avete Marco Sansovini che si inventa giocate dal nulla, è arrivata questa bellissima vittoria. Sì, quello sì, però quella è una qualità che ha lui, però credo che la squadra fino al 70esimo, prima del rigore, abbia meritato di vincere. Se tu vai a vedere, sul 2-0 stavamo palleggiando forse troppo, qualcuno forse aveva capito che non sarebbe stato difficile fino alla fine, abbiamo un po' cingischiato, è su una palla nostra facile da giocare, in maniera semplice l'abbiamo persa e da lì è venuto fuori il rigore e poi è normale che poi l'aspetto mentale cambia, ti prende un po' di paura, allora ti abbassi per cercare di difendere il 2-1 e avuto poi una partita ruffona alla fine, ma credo che oggi il notaresco abbia fatto una buonissima partita sotto tutti i miei punti di vista. Siccome ieri avevano giocato un anticipo importante, ho cercato di togliere dalla testa perché poteva tranquillamente portarci via delle energie mentali che non ci saremmo ritrovati poi sul campo. Invece la squadra è stata veramente intelligente a separare queste due cose e ci siamo ritrovati tutte le energie nelle gambe e nella testa. E sono convinto ancora di più che la squadra oggi ha fatto forse la migliore prestazione. Siamo una squadra che non solo lì a metà campo
è una buona squadra in avanti, ma siamo una squadra buonissima anche dietro, perché quando c'è da difendersi ci difendiamo umilmente tutti insieme. È un grande gruppo, e quindi dopo Vasto Girardi nessuno si aspettava, nemmeno io, nemmeno la squadra. Invece poi, se vai a vedere, se torni indietro con la testa, davvero abbiamo fatto tanto, e adesso dobbiamo solamente ricominciamo il martedì giocando, preparando la partita di Cattolica. Non l'ho detto ai ragazzi, ma domenica al Savini ci sarà una buccia di banana grande come una casa, e dobbiamo già da martedì pensare che quelle sono le partite difficili.